diciamo che si partecipa alla Champions League. Ho fatto questa scelta di dare la mia disponibilità a essere candidato per l'elezione del Parlamento europeo nell'Italia centrale nella lista di Forza Italia, Noi Moderati, e quindi da oggi che mi sono presentato ufficialmente, perlomeno nella mia città, inizia la campagna elettorale. Ma è un obiettivo che io mi sono dato, ma diciamo è specchiato da quella che è stata la considerazione che ha fatto Antonio Tajani, che su questo è lui che mi ha coinvolto, perché anche lui sostiene che in realtà sono i sindaci, coloro che conoscono bene il territorio, che possono in qualche maniera trasmettere al Parlamento europeo per un verso e per un altro anche alla Commissione europea quelle che sono le istanze, le necessità, le aspettative delle città. Un collegio enorme, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, compresa Roma, sono 11 milioni di abitanti, 5-6 li fa soltanto Roma, quindi è un collegio enorme. Mi diceva stamani appunto Tajani che siamo rimasti noi in Italia e basta ad avere collegi uninominali, anzi maggioritari come questi, molto grandi, nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole. Una giornata, Ghinelli, intensa, iniziata con la firma del manifesto a Roma, proseguita con questo bagno di folla alla Borsa Merci di Arezzo in cui ha annunciato questa candidatura per, questo è l'obiettivo, portare le istanze dei municipi in Europa. Però si è data una percentuale molto bassa di riuscita. Allora, io comincio questa campagna elettorale in ritardo, perché comincio oggi e ho davanti un mese poco più per convincere 11 milioni di persone a votare per me. È praticamente molto difficile, non dico impossibile. Però io ce la metto tutta, come se io sono un combattente. Poi alla fine vedremo se mi faranno perlomeno l'onore delle armi. Certo è difficile, non impossibile, è molto difficile. Però io ce la metto tutta e so di avere più di una freccia al mio arco, ma non perché qui ha visto questa moltitudine di persone, perché in realtà Arezzo oggi è conosciuta anche al di fuori dei suoi confini. Questo è vero nella Toscana meridionale, questo è vero in Toscana, è vero in parte anche nell'Umbria, è vero per una parte del Lazio, nel Lazio comprendo quelle città che hanno dimensioni medie, parlo dei sindaci di città che hanno le dimensioni di Arezzo. Quindi in realtà il miracolo si potrebbe anche compiere e comunque io farò tutto quello che è in mia possibilità per arrivare a cogliere i risultati. In realtà questo percorso però è sembrato per certi aspetti iniziare molto tempo fa, quando lei ha varato alcune azioni portando Arezzo per esempio nel novero delle poche città italiane che potranno ricostruire in Ucraina nella fase post bellica, oppure con l'altra iniziativa legata all'ambiente. Insomma, Arezzo lo ha raggiunto questo spessore perlomeno europeo. Allora è vero, ma quando io ho impostato questo tipo di politica che portava Arezzo al di fuori delle sue mura e in particolare una dimensione internazionale che non aveva, non avevo pensiero di poter avere un ruolo in come candidatura al Parlamento europeo. Questo per il semplice fatto che per essere eletti in Europa si deve appartenere a un partito, che sia Forza Italia, parlo del centrodestra, che sia Forza Italia, Fratelli d'Italia o Lega, devi stare in un partito. Qui è accaduta una cosa molto singolare, cioè io sono stato richiesto di partecipare in questa lista mantenendo la mia caratteristica di civicità, quindi non ho la tessera di Forza Italia. Però è evidente che porterò voti a Forza Italia, non mi voglio nascondere dietro un dito, ma questo non era certamente nei miei pensieri. Nei miei pensieri c'era, e continuerà ad esserci se rimarrò a fare il sindaco, quello di far crescere Arezzo a livello internazionale, fare in modo che Arezzo sia conosciuta, ma non soltanto come città turistica, come città manifatturiera, come città che ha una realtà politica del tutto, come dire, innovativa rispetto agli schemi usuali che circolavano in Toscana prima che io inventassi il metodo Arezzo. E questo per me significa far crescere Arezzo. Inizierà questo tour dunque nelle regioni del centro Italia, in questo collegio amplissimo che prevede 11 milioni e passa di abitanti. Ghinelli, ma quali saranno eventualmente le ricadute in caso di elezioni, di sua elezione per la città di Arezzo? Allora, le ricadute sono molto semplici. Nel momento in cui dovessi essere eletto al termine delle votazioni 8 e 9 di giugno, io avrò 30 giorni di tempo per decidere se accettare o meno il posto nel Parlamento europeo a Bruxelles. Nel caso che io accetti, immediatamente decade la mia carica di sindaco, non mi devo dimettere, ma decade, e in questo caso di decadenza lo scettro di comando, il bastone di comando passa nelle mani del vice sindaco che auspicabilmente con la stessa giunta, con gli stessi equilibri politici, guiderà la città fino al primo intervallo utile per le elezioni, che sarà probabilmente primavera 2025.